Stampare oggetti in 3D e controllare la propria perdita di massa ossea e muscolare, magari intervallando le cose con un buon caffè fatto in microgravità. Gli esperimenti relativi alla missione futura spaziano negli ambiti più disparati, dai disturbi del sonno alla circolazione cerebrale, per un numero totale di 10, tutti ben illustrati dai responsabili dei progetti e dall'astronauta ESA Samantha Cristoforetti, durante l'incontro-esposizione tenutosi nella sede romana dell'Agenzia Spaziale Italiana. Esperimenti che avranno delle ricadute anche qua sul pianeta, o che, come in altri casi, realizzati per migliorare la vita sulla Terra, sono finiti poi nello spazio. Le ricadute sono molteplici, come sempre le ricadute possono essere più rapide o meno rapide a seconda delle tecnologie di cui parliamo. Talvolta avviene anche al contrario, portiamo nello spazio tecnologie terrestri, la stampante 3D è un classico esempio, concepita sulla Terra, sta cambiando l'economia mondiale del manifatturiero e potrebbe cambiare il modo in cui facciamo spazio. È l'alba di una rivoluzione quella delle stampanti 3D, che potrebbe cambiare il modo di vivere sulla ISS, creando in loco pezzi di ricambio. Siamo in una fase in cui stiamo testando delle forme per rendere affidabile e riproducibile il processo e definire i parametri definitivi di stampa. Insieme a Samantha probabilmente definiremo poi nei prossimi mesi l'oggetto finale. E poi c'è la Espresso, la prima macchina del caffè in grado di lavorare in microgravità. Rappresenta il lato umano dei payloads, quello che va a toccare il cuore e il palato degli astronauti, dando il conforto di un buon caffè bevuto a 400 km di altezza, magari osservando il pianeta blu affacciati dalla cupola della ISS, la finestra sul mondo e sul cosmo interamente realizzata in Italia. Ha dovuto, se vogliamo, reinventare un sistema nuovo, una nuova macchinetta, cercando di mantenere due parametri fondamentali, che sono la temperatura di uscita a 75 gradi e la pressione. La pressione è circa dai 5 ai 7 bar. Queste sono le due caratteristiche principali per avere un caffè buono. Quindi alla fine riusciamo ad erogare un caffè espresso italiano. Avendo fluidi in temperatura e in pressione siamo dovuti andare attraverso tutti quelle che vengono chiamate le safety review della NASA, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo dimostrato che la nostra macchina era safe ed è stato molto carino quando il chairman proprio a luglio di quest'anno della NASA ha detto: questa è la macchina del caffè più sicura terrestre che è pronta per volare nello spazio. E poi tanta tecnologia per il settore medico, dai disturbi del sonno alla fisiologia del cervello. Il bagaglio della missione futura promette grandi innovazioni che avranno un ritorno positivo per l'Italia e per l'Europa. E a portare tutto in orbita ci pensa lei, il capitano pilota dell'aeronautica militare e settimo astronauta italiano Samantha Cristoforetti, che il prossimo 23 novembre, in qualità di flight engineer, salirà a bordo della navetta russa Soyuz che la condurrà sulla ISS per una missione di lunga permanenza di ben 5 mesi e mezzo. Non c'è dubbio che la possibilità di avere una donna nello spazio, la prima italiana nello spazio, è una cartina al tornasole di come stia cambiando il ruolo della donna nel nostro paese, naturalmente anche a livello internazionale. Questo è molto importante. Io mi ricordo quando 15 anni fa feci la selezione degli astronauti che portò la scelta di Vittorio e Nespoli, la difficoltà che avemmo nel trovare donne con le formazioni, le caratteristiche adeguate a competere con i colleghi maschi. Oggi non è più così. Samantha ha vinto una selezione con 8.000 candidati, si è qualificata ai primi posti in assoluto e quindi una dimostrazione lampante di come stia cambiando rapidamente e quale sia il ruolo delle donne anche in un settore così competitivo come lo spazio. E intanto Samantha, a chi le chiede che cosa le mancherà nel corso della sua missione, risponde così. Andare nello spazio è un po' come andare in un campeggio di lusso se vogliamo, un po' particolare dove si fluttua nell'aria, però insomma penso che chiunque si possa immaginare, se andate in campeggio per 6 mesi che cosa vi può mancare? Può mancare il cibo che non cuocete col fornelletto, vi può mancare la doccia, vi può mancare il comfort delle vostre cose di casa, insomma tutte queste cose, però onestamente è anche un po' difficile immaginarsi se mancherà davvero oppure se sarò comunque talmente presa dall'esperienza che non ci penserò neanche, è molto, molto difficile immaginare.